Buonasera, bentrovati per questo appuntamento di stasera con. Stasera apriamo con un argomento diverso dalla politica, dai problemi e quant'altro. Benvenuto a Pasquale Platania, buonasera, grazie di essere qui con buonasera noi, presidente della cooperativa sociale Il Ciclamino. E benvenuto a Filippo Sortino, preposto per la gestione dell'incanto nel bosco in Piano San Paolo. Buonasera a tutti. Almeno apriamo con una nota un po' più rilassante. Forse. Perché? Però più rilassante sicuramente, perché per quanto ci riguarda è più rilassante perché... Intanto Pasquale, complimenti per questo abbigliamento, fa pandane, dalle scarpe ai fantasmini, i pantaloni, la cintura, tutto in gradazione, molto primaverile, molto estivo, diciamo. Molto adatto all'incanto nel bosco, diciamo. Direi. Complimenti. Grazie. Complimenti anche a Filippo Sortino, anche lui è grazie molto elegante. Grazie. Ma non eravamo qui per parlare di abbigliamento. Volevamo soltanto un po' svilire questo momento, no? A parte gli scherzi. Come si va? Come dicevo, noi è più rilassante perché pian pianino stiamo coronando quello che è il nostro obiettivo, la nostra mission. Ricordiamo ai nostri telespettatori che il 27 luglio del 2013 fu inaugurato dal vescovo Vincenzo Manzella, assieme al vescovo di Caltagirone, Calogero Peri, l'oasi del bosco, davanti a una bella cerimonia, presenti appunto il vescovo di Cefalù e il vescovo di Caltagirone, che inaugurarono questa struttura che ha un bellissimo scopo sociale, oltre che di intrattenimento, di svago turistico, diciamo, anche se per un segmento molto importante. Una vocazione turistica, sociale, una cosa sociale, diciamo. Dove questa struttura è al servizio dei nostri ragazzi per integrarsi nel mondo lavorativo. Perfetto. Qualche giorno fa abbiamo visto in tanti su Rai 3 un'ora di trasmissione dove mandavano in onda l'integrazione lavorativa dei ragazzini down. Per noi la disabilità è a 360 gradi, perciò i ragazzini down fanno parte anche dell'associazione. Dell'associazione. E quindi vedere questa anche trasmissione... Anche le persone pseudo normali, diciamo. Anche. vedere questa trasmissione dove noi del Ciclamino siamo andati oltre, perché si sono fermati nella progettualità, nel dire abbiamo programmato e progettato un progetto per integrare questi ragazzini down nel mondo lavorativo. Il servizio era curato nel contesto di un albergo dove i ragazzini tutorati riuscivano a dare il servizio, un servizio di qualità agli ospiti dell'albergo. Chi era in cucina, chi faceva l'aiuto cuoco, chi si curava le stanze e quant'altro. Però poi è passato un messaggio che non mi è piaciuto, quello della raccolta fondi per continuare il progetto di integrazione lavorativa. Il nostro va oltre come progetto perché i ragazzi diversamente abili tutorati devono effettivamente, autenticamente meritarsi il gettone di presenza. Significa, se un ragazzo merita di essere gratificato, bene, lo si fa, ma se deve essere una tassazione per gli altri, si sminuisce il lavoro del ragazzo, del giovane che deve integrarsi nel mondo del lavoro. Quindi se merita di, e se abbiamo le capacità di fargli esprimere una capacità che può avere, bene, siamo tutti felici e contenti, noi genitori che ci siamo spesi per portare avanti questo progetto, per realizzare l'incanto nel bosco, e allora devo dire che andiamo oltre, piuttosto che
poi chiedere per la continuazione del progetto. Se i ragazzi meritano, tutorati, devono rimanere nell'albergo, a continuare a dare le loro prestazioni ed essere gratificati. Altrimenti di che parliamo? Gli diamo il contentino, li facciamo felici? Sì, i ragazzi lo sono stati anche felici. Perché poi ho visto nel finale della trasmissione che si sono scambiati i regali con i tutor, con chi li ha seguiti e chi li ha portati avanti, ecco, poi si innescano meccanismi di amorevoli. Però dobbiamo andare oltre, dobbiamo andare al di là di questo sistema, perché se effettivamente i nostri ragazzi riuscissero a fare qualcosa là e meritano di essere gratificati e premiati, lo si deve fare, non chiedendo di portare avanti un progetto. Noi abbiamo portato un progetto fisico che contestualmente deve essere poi messo in atto, dove effettivamente i nostri ragazzi devono rimanere là in pianta stabile, tutorati e continuare nell'integrazione lavorativa. Perché li deve veramente gratificare, li deve soddisfare, dire veramente, anche con i loro disagi, percepire che servono e che danno qualcosa. E contestualmente ricevere gratificazione e integrazione, perché la scorsa settimana abbiamo avuto degli ospiti che fanno paracadutismo e hanno chiesto di venire a dormire da noi, a soggiornare da noi. Si trovava lì per lì Renato, io continuavo a lavorare, a decespugliare le aree più sporche in quel momento. Allora gli ho detto: Renato, siccome l'ospite aveva la necessità di dare il documento, perché il nostro è un villaggio turistico e così come tutti i villaggi turistici, certo, che si rispettano, cioè, e che devono seguire le norme, ha chiesto il documento agli ospiti. Renato è andato da loro, si è fatto consegnare il documento, è salito alla reception, ha fatto la fotocopia del documento e lo ha restituito. Quello è un servizio che ha fatto spontaneamente, ha dato un servizio. Contestualmente ha avuto l'input dell'integrazione, perché la signora l'ha ringraziato, grazie, come ti chiami, di qua, ecco, si sono innescati i meccanismi per far conoscere quello che siamo. Questa è la funzione. Questo è l'obiettivo che dobbiamo raggiungere. Certo. E queste sono soddisfazioni. Queste sono soddisfazioni. Perché questo è l'obiettivo che ci si è prefisso. L'obiettivo che si è prefisso la cooperativa sociale. Certo. E i familiari. Queste cose le dobbiamo sapere tutti. Perché quando ho chiamato all'appello tutte le famiglie, non è che tutti hanno ricevuto il messaggio. Adesso, dopo tanti lunghi anni e tanti sacrifici, il risultato deve essere quello. Certo. Quindi per noi è più rilassante di quello che avviene in altri contesti. Perché? Perché pian pianino stiamo raggiungendo gli scopi sociali. E sono quelli, non possono cambiare. Lo dirò sempre ad alta voce. E questo è l'obiettivo. I sacrifici sono stati fatti per questo obiettivo. Punto. Perciò adesso siamo qua per promuovere, affinché tutti, così come abbiamo ricevuto sempre il sostegno da parte di tutta la città e del comprensorio, che possano venire a soggiornare nel periodo estivo da noi. Per questo la presenza dei giovani. Filippo è un giovane preposto alla direzione della struttura, dove ci si faranno, faranno sforzi anche loro per attivare, per incentivare la fruizione dei servizi che possiamo offrire, che è quello del soggiorno e della settimana da noi. Vengono a visitare, creiamo un volano di beneficio per la città e per gli altri, perché vengono da noi,
li portiamo a visitare Caltagirone, le bellezze di Caltagirone. Vengono a spendere a Caltagirone, vengono a fare turismo a Caltagirone. Avranno l'animazione, avranno la possibilità di utilizzare la piscina. Non si annoieranno. Perciò quindi l'esigenza, ecco, le immagini stanno passando, l'esigenza di... Questo è un tramonto con, questo è un tramonto con la piscina. Chi l'ha fatto questa foto? Io. Perciò i giovani devono spendersi affinché tutto ciò avvenga. Ecco, di questo stiamo parlando. Questa è la piscina. Questi sono i sacrifici che le famiglie hanno fatto. Certo. Autotassandosi. Le famiglie dei diversamente abili, dobbiamo essere capaci di dare un servizio ai normodotati di qualità. Ecco quello che abbiamo realizzato. E questi sforzi non devono essere ripagati? Sicuramente sì, e con l'aiuto di tutti sicuramente otterremo quello che ci siamo prefissati. Intanto Filippo, complimenti per questo reportage fotografico, e credo siano tutte tue a questo punto. Sì, tutte fatte. Pasquale, avete risparmiato. E come? Ma noi la vocazione è quella del sociale, perciò se Filippo ha fatto queste belle foto autonomamente e le immagini sono molto molto nitide, molto Photoshop chiare, non ce n'è. Dicono no, solo, assolutamente no, è tutto reale. I colori sono quelli tutto là. Tutto quello che si vede, così. Bello, molto bello. Allora Filippo, parliamo di questo, di questa struttura in particolare... non solo dell'incanto nel bosco nella sua complessività, ecco, che conosciamo, sono queste villette monofamiliari, ognuno col proprio ingresso, autonome, dove le barriere architettoniche non esistono neanche a vederle, perché diciamo che tutta la struttura è integrata, è portato così. A misura di tutti. A misura di tutti, non ci sono variazioni architettoniche, diciamo, sono nate proprio con l'intendimento e pensare in una società di abbattere le barriere. Ecco. In più c'è questa bellissima struttura della piscina, già inaugurata lo scorso anno, ma che quest'anno certamente molto più attrezzata, molto più complessa dopo un anno di rodaggio. Esatto. Tu sei uno, venendo là, ti abbiamo trovato sempre, sì. Ormai sei di casa, sei il perno, diciamo, quindi non per niente sei il preposto della gestione. Prego Filippo. Niente, praticamente abbiamo aperto la piscina il 23, quindi lunedì scorso, abbiamo anche iniziato da settimana scorsa un guest interno con i nostri ragazzi, tutorati da alcuni tutor esterni, che gli danno la possibilità di creare delle attività e di fare tutto quello che si può fare attorno a una piscina e attorno a un patio in cui c'è... sono tutti questi ragazzi. La cosa bella di questa attività è che proprio volevamo iniziare con i nostri ragazzi e non con ragazzi esterni, proprio per dare e fare capire a tutti che l'importante è appunto includere i nostri ragazzi. E mi riallaccio al discorso del signor Platania, l'integrazione non si completa e l'inclusione lavorativa non si completa se questi ragazzi non rimarranno a lavorare lì negli anni e non saranno delle figure di riferimento all'interno della struttura. Se questo non succederà, l'inclusione rimane monca e l'integrazione lavorativa di questi ragazzi con il normodotati... Ma viene vanificato il progetto. Sì, giusto. Esattamente. Lo scopo non è quello. Una struttura sportiva, turistica e basta. Esatto. La finalità è quella sociale, quella esattamente. Poi la piscina è una piscina abbastanza accessibile perché appunto ha una scivola che permette a chi è portatore di handicap di scendere direttamente con la carrozzina. Poi l'altezza è unica, è 1,30 m. No, è unica, 1,35 m, quindi sia i ragazzini che comunque i ragazzi disabili o anche le persone anziane possono tranquillamente entrare in vasca e non correre nessun rischio. Problema, diciamo. Nessun rischio. Questo è il tutto. Il panorama. Adesso il panorama. Stiamo organizzando degli eventi sempre a sostegno della cooperativa. Ce ne sarà uno molto bello, speriamo di realizzarlo come stiamo pensando, giorno 12 luglio.
Sì, è una serata di beneficenza in cui ci saranno dei momenti di aggregazione e ci saranno sicuramente ancora è tutto in divenire, ma ci dovrebbe essere un concertino jazz, poi dovrebbe essere un maestro di violoncello, poi ci dovrebbe essere anche una degustazione di vino, hanno detto ancora diciamo una serata particolare, una serata, diciamo, poi ci sarà, con molte variazioni sul tema, esatto. tante sorprese che non stiamo qui tante ancora, sorprese perché non li vogliamo svelare. Però è un gruppo di liberi professionisti che si sono prodigati e messi assieme per sostenerci affinché il progetto si possa realizzare. Continua. Perfetto. Filippo, scusa. Prego, Filippo, continua. E quindi questo Grest interno che abbiamo pensato di fare andrà avanti per tutto il mese di luglio. Adesso stiamo prendendo contatti con altre associazioni proprio per incrementare la nostra visibilità e per fare proprio per mandare il messaggio alla cittadinanza, comunque a tutti i nostri amici, che l'Incanto nel Bosco c'è, che l'Incanto nel Bosco sta andando avanti, sta crescendo e che tutte le persone che lavorano all'interno della struttura hanno tanta buona volontà, hanno tanto amore soprattutto per questi ragazzi, che io considero tutti dei fratelli o delle sorelle più piccole. Vi siete cresciuti assieme, diciamo, e quindi, tutti questi anni, no? Esatto, e quindi lo faccio veramente con amore e con tanta buona volontà. E questo si fa con amore. E altrimenti... E se non c'è amore in questo lavoro diventa complicato, è pesante. Esattamente. Farlo, diciamo. Sacrifici ci sono, però vedendo lo scopo, vedendo dove si può arrivare, la fatica si sente un po' di meno. Sono convinto di questo. Cosa fare? Noi siamo qui e come abbiamo sempre detto, vabbè, non c'è di dirlo, siamo a disposizione dell'Incanto nel Bosco, vogliamo essere strumento divulgativo per fare conoscere questo nobile progetto, e nobile lo dico tra virgolette e tutto maiuscolo, perché è una delle eccellenze che il nostro territorio offre, non soltanto nel nostro piccolo microcosmo che può essere il Calatino, diciamo, ma è un esempio regionale indubbiamente, sì, diciamo, esatto. Quindi diventa un punto di riferimento. Io in tutti i posti dove mi è possibile parlare, capita spesso di parlare di disabilità e cose, porto questa bellissima e riuscitissima esperienza di Caltagirone con l'Incanto nel Bosco, che da diversi anni che tutto sommato sono per certi versi coinvolto, e quindi prosit, buon lavoro, sono convinto che noi siamo qua, se c'è una diramazione, un prolungamento dell'Incanto nel Bosco con di Work Xenon, ritenetelo, diciamo, qui a vostra disposizione. Grazie mille. Non apriamo una redazione là perché sarebbe un po' complessa in questo particolare momento. Però è bello. Però voglio dire, se attrezzate una struttura video e fate e producete voi stessi dei video anche per queste serate particolari e compagnia cantante, poi lo faremo. Può diventare, e poi facciamo una succursale, una redazione di T-Work Xenon direttamente nell'Incanto perché, del Bosco, no? Ed essere una delle attività collaterali con i tanti ragazzi che avete a disposizione a crescere su e portare fuori. Perciò contiamo sulla presenza e il coinvolgimento di tutti, veniteci a trovare. Siamo aperti, perciò potete godere di quello che avete visto. C'è un recapito telefonico per predisporre, per prenotare? Per informazioni, sì, che c'è. Per la struttura è il 366-3191-159. Piano devo andare. 366-3191-159. Perfetto. E quello dell'Incanto nel Bosco è 331? Vabbè, 393-44-15-407. E poi ci sono i social, c'è Facebook che è sempre aggiornato, quindi basta andare su Incanto nel Bosco. Sì, su Facebook. Incanto nel Bosco ci sono tutti gli aggiornamenti, tutti i contatti da avere. Bene, buon lavoro, buon inizio estate e ci vediamo nel corso per tutte le altre iniziative. Magari vi aspetto prima di giorno 16, mi hai detto, no? No. 12. Ci vediamo per ricordare questo particolare appuntamento. Sì. Grazie a Filippo Sortino, grazie a lei. Preposto alla gestione dell'Incanto nel Bosco, grazie per quello che fa il presidente Pasquale Pratania. Grazie a voi. E lo fai per grazie questa collettività. Grazie a voi. Va bene? In bocca al lupo.
Grazie. E salutami a Renato. Presenterò, grazie. No, per i nostri telespettatori, vabbè. Renato è il figlio di Pasquale Pratania. Va bene, pausa pubblicitaria, ci vediamo subito dopo.